Buonasera a tutti, benvenuti alla 25esima edizione della Festa Artusiana, pane, amore e fantasia, testimonianze al femminile sulla cultura del cibo, un confronto tra sette donne del settore enogastronomico nei vari ambiti della cucina, tramite ricordi, analisi e prospettive future. Prima però di passare la parola e iniziare i lavori di questo incontro, introdotto e coordinato dalla Presidente di Casa Artusi, Laila Tentoni, diamo il via alla 25esima edizione della Festa Artusiana e per questo motivo invito sul palco il sindaco della città di Forlimpopoli, Milena Garavini. Grazie mille, buonasera a tutti, è un grande piacere, è una grande emozione essere qui a dare il via alla 25esima edizione della Festa Artusiana. Bene sì, ci siamo arrivati anche quest'anno, siamo ancora qui con questa Festa Artusiana, ancora edizione del bicentenario perché il nostro pellegrino Artusi ha compiuto 200 anni l'anno scorso, ne compirà 201 tra pochi giorni, il 4 agosto. Lo scorso anno ci eravamo chiesti perché mantenere la Festa Artusiana, anche nonostante l'anno di avvio di questa pandemia. E ci eravamo risposti che non potevamo non farla, proprio nell'anno in cui ricorreva il bicentenario della nascita di Pellegrino. Ritrovarci insieme nel centro della città per il suo compleanno rappresentava per noi la voglia di non mollare, una voglia che ci contraddistingue, e la voglia di andare avanti, di guardare avanti con speranza verso il futuro. Quest'anno speravamo le cose fossero diverse. Speravamo che fosse più semplice, speravamo di fare la festa alla fine di giugno, come l'abbiamo sempre fatta, di riprenderci le nostre abitudini, di vederci, di abbracciarci, ma così non è stato. E di questo dobbiamo prenderne atto. Anche quest'anno abbiamo dovuto fare la stessa riflessione e ci siamo dati una risposta analoga a quella di anno scorso, forse ancora con più determinazione, ancora di più all'insegna della resistenza e della resilienza, perché potete immaginare che tutta questa situazione mette tutti veramente a dura prova. La pandemia non ci ha ancora lasciato, ma non per questo abbiamo perso la forza e la voglia di guardare avanti. E se ai compleanni si dice 100 di questi giorni, o 200 nel caso di Pellegrino Artusi, allora diciamo che per i prossimi 200 giorni e 200 anni noi vogliamo festeggiare. A mia adorata nonna, che era una grande cuoca, era una grande amante della vita, faceva spesso questa battuta quando era molto vecchia di fronte alla prospettiva di diventare centenaria e diceva, di fronte a quando noi gli dicevamo ma nonna tra poco hai 100 anni e lei ci diceva ma guarda che dopo ce ne sono ancora degli altri e questo per me ha sempre rappresentato veramente la forza oltre che la generosità, la determinazione che contraddistingue le donne romagnole e le donne in generale è veramente un inno alla vita e alla speranza quindi noi festeggiamo anche quest'anno. Festeggiamo la bellezza del nostro territorio, le sue eccellenze enogastronomiche, culturali, il senso di solidarietà, l'ospitalità che in tutti questi lunghissimi mesi non è venuta meno. La resilienza dei nostri cittadini, la resilienza dei nostri territori e lo facciamo nel nome di Pellegrino Artusi, riconoscendo in lui il senso del buono, del bello e del giusto, che sono le tre parole che ci illuminano, che illumina il nostro cammino, che ci guidano e che sono da sempre i tratti caratterizzanti di Forlimpopoli e della Romagna e sono gli ingredienti base delle portate che ci apprestiamo ad offrire ogni sera a tutti coloro che verranno a trovarci. Quindi è con grande soddisfazione che faccio questo saluto anche quest'anno per questa 25esima edizione della festa ed è con grande altrettanta soddisfazione che lo faccio qui alla Chiesa dei Servi, in questo luogo bellissimo, con questa pala del palmezzano che ci abbaglia con la sua bellezza che spero che sì, anche voi a casa poi dopo la potrete vedere. Il convegno organizzato da Casa Artusi è da tempo ormai memore l'evento di apertura della festa e questo ci fa oltremodo piacere
ed è un momento di grande riflessione e di grande spessore culturale. È un'occasione questa per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e lavorano con noi alla realizzazione di questo progetto, il progetto identitario di Forlimpopoli Città Artusiana, ed è l'occasione per ringraziare Casa Artusi, Fondazione Adesso e Consorzio Prima, una fondazione creata dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che è una vera istituzione, un vero motore principale del progetto artusiano. Un progetto a cui da 20 anni a questa parte l'amministrazione si è dedicata con impegno, con determinazione, con risorse e che vuole continuare a portare avanti. Ringrazio quindi Casa Artusi, chi la dirige, a cominciare dalla presidente di Casa Artusi Laila Tentoni, alla direttrice Susi Patrito Silva e tutti i collaboratori. E ringrazio il nostro socio fondatore, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha condiviso sempre con noi questo percorso. E tutti gli amici e sostenitori, a cominciare dalla Camera di Commercio e dalla Regione Emilia-Romagna, al Consiglio di Gestione, Monica Fantini, Fabio Lazar, Michele Rinieri, il Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente per tutti, il Presidente Massimo Montanari e il Direttore Scientifico Alberto Capatti, il nostro amatissimo cittadino onorario, che sono molto dispiaciuta di non avere qui con noi, ma se ci ascolta e ci vede da casa saluto veramente con grandissimo affetto. Bene, ci apprestiamo a iniziare questo convegno, pane, amore e fantasia, giusto? E che ci evocano il bello, il buono e la grazia di Dio di artusiana memoria, e devo dire che senza questi è veramente tanto più difficile la vita. E quindi con queste belle colorate immagini io vi saluto di nuovo e auguro a tutti una buona, buonissima 25esima festa artusiana. Grazie mille, grazie infinite. Chiamerei a questo punto qui sul palco, per dare avvio al convegno, la presidente di Casa Artusi, Laila Tentoni. Grazie. Grazie, grazie Milena, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti. Grazie alla sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, e direi che cominciamo questo convegno, questo incontro, con questo titolo abbastanza particolare. Un incontro tutto al femminile per la 25esima edizione della Festa Artusiana, suggerito, per chi ci crede, da Pellegrino Artusi stesso, a chiusura delle celebrazioni per l'appunto del bicentenario. Come sapete, la cucina domestica è ambito di ricerca, di riflessione, di studio da parte di Casa Artusi, perché è proprio da cibo in cibo che si racconta la storia delle nostre famiglie, dei nostri paesi, direi la storia con la S maiuscola, e che viene ricostruita tramite le ricette, testimonianze prodotte ancora prevalentemente da donne, a cui in gran parte ancora oggi è affidato quel sentimento, quell'agire concreto, quell'occuparsi, quel preoccuparsi della cura, di cui fa parte naturalmente anche il cibo. Quindi le donne sono protagoniste in casa, sono protagoniste nella scuola di cucina, penso alle Mariette, qui abbiamo la presidente Verdiana Gordini, e abbiamo fatto tantissimi incontri con donne che ci raccontano la loro esperienza. Però devo dire che in realtà è il primo convegno, incontro, che viene fatto al femminile. Se noi escludiamo quello del 2010, che però aveva un tema molto specifico, molto particolare, erano i racconti di cibo, delle scritture delle donne, che per prime in effetti hanno inaugurato un genere destinato ad avere molto successo. Quella mescolanza di ricordi, analisi,
riflessioni di costume, note di cucina, utilizzando la gastronomia come uno specchio personale e sociale ancora della storia con la S maiuscola. Ricordo Clara Sereni, prima di tutte, poi tante altre come Simonetta Agnello Orbi, Stefania Barzini, eccetera. Quindi, in sostanza, mangiare e conoscere sono esattamente la stessa cosa. Sicuramente è molto cambiato il ruolo delle donne, anche forse soltanto dal 2010. Noi vediamo che la comunicazione è gestita in gran parte da donne. Troviamo donne a reggere le redini di importanti aziende familiari nel settore dell'agriturismo. Troviamo donne nel settore della ristorazione, che era appannaggio unicamente maschile. Ma in realtà questo incontro non è un convegno scientifico che vuole affrontare un excursus storico sul contributo delle donne sul cambiamento. No, è una cosa molto più semplice. È una riflessione, un incontro fatto sì al femminile, con la sensibilità femminile, che parla per l'appunto di cultura del cibo. In un momento in cui la pandemia, ahimè, la fa da padrone, l'ha fatta da padrone, speriamo ovviamente di superare questo momento, ma effettivamente molte cose sono cambiate. E per entrare nel tema di questo incontro, cominciamo col viaggio. Viaggiare, viaggiare e conoscere. Lo diceva Sant'Agostino, il viaggio è un libro e chi non viaggia ne conosce soltanto la prima pagina. Quindi parliamo di viaggio, di turismo enogastronomico e davvero non trovo una formulazione migliore, più efficace di quella che è stata scritta, ciascuno di voi probabilmente riconoscerà l'autore. Il modo migliore per conoscere il territorio è introitarne il suo cibo, o ancora meglio, mangiare il territorio. Quindi di questo parleremo più avanti. Così come parleremo di comunicazione del cibo, sia cartacea sia sui social. In questo momento, per l'appunto, come dicevo, se non inedito, sicuramente imprevisto, in cui abbiamo dovuto inventare nuove modalità per stare vicino. Anche oggi questa forma mista, abbiamo scelto la cosa più difficile, sia in presenza che in remoto. E devo dire che quello che aveva teorizzato sociologo canadese McLuhan, il villaggio globale, per parlarci di come il mondo fosse diventato piccolo con un ossimoro villaggio globale, devo dire che insomma in questa direzione abbiamo avuto una grande accelerata. Quindi grande risonanza mediatica con modalità tecniche nuove, ma nello stesso tempo, almeno vi parlo di esperienza di Casa Artusi, difficoltà poi a trasmettere la cultura del cibo, la pratica, quella cosa che ha bisogno dei cinque sensi, della presenza, quindi una difficoltà che in qualche modo abbiamo dovuto affrontare. Parleremo anche di cucina, di città e di campagna, che sono, come dire, le due teoriche contrapposizioni, quando invece la cultura viaggia dall'una all'altro. Ma soprattutto parleremo di una figura che mi piace tantissimo, la cuoca errante. Anche a Forlimpopoli avevamo una cuoca errante che si chiamava Mercedina e l'Accademia Artusiana di Forlimpopoli ha fatto uno studio su questa Mercedina. Chi è la cuoca errante? È la prima forma, spero di non sbagliare, di professionalizzazione di un'attività domestica, quindi non retribuita. La persona che è brava cuoca e quindi va nelle case a fare il cibo, a organizzare le feste, che sia la comunione, che sia il matrimonio, eccetera. Ed è ovviamente una cosa molto recente. Vi ricordo, ad esempio, che nelle famiglie borghesi il cuoco, le donne ancora si discuteva se avevano l'anima oppure no, erano regolarmente uomini. Le donne erano domestiche e anche il nostro caro buon giovane Artusi, perché ha compiuto soltanto 200 anni, quindi vi aspetteremo, come diceva Milena, nei prossimi 200 anni a Forlimpopoli, anche il nostro caro vecchio Artusi, per quanto Marietta sia la figura predominante, brava cuoca, il cuoco è un uomo. Francesco Ruffilli da Forlimpopoli. E devo dire che questo personaggio di Francesco Ruffilli è un personaggio curioso. E abbiamo
guardato, studiato il prezioso carteggio, vi faccio questo inciso anche per comunicarvi che un obiettivo di questo bicentenario era pubblicare 2000 lettere che abbiamo qui in casa Artusi. Un dono, il carteggio prezioso di Artusi in cui si scopre un mondo. Quando i borghesi, ma non soltanto i borghesi, casalinghe che sapevano scrivere, affidavano alla carta stampata le cose più intime, insomma, un dono prezioso che metteremo sul sito di Casa Artusi entro l'anno. E quindi andavo a vedere per curiosità alcune lettere del nostro Francesco Ruffilli e ho trovato che lui in estate si lamentava molto del caldo, cosa che farò anch'io fra pochi secondi, mentre Artusi era con la Marietta in vacanza, lui rimaneva in casa ad accudire la casa, a fare la conserva di pomodoro, a fare il lampone soltanto quando i prezzi si erano abbassati e soprattutto a spedire il libro. Questo era il compito che il nostro Francesco Ruffilli doveva assolutamente assolvere per accontentare il padrone. Quindi c'è una lettera di ieri, di un secolo fa, di più di un secolo fa, che ci diceva: ho fatto tutto, ho fatto la conserva di pomodoro, il lampone ce n'è poco, ma adesso quando c'è un prezzo discreto in qualche modo farò anche questo, ma soprattutto ho spedito il libro, perché alla prima richiesta va spedito immediatamente. E dice il nostro Francesco Ruffilli, ironico, quanto l'Artusi: ho fatto subito il pacco, a mezzogiorno l'ho spedito, che a quell'ora fresca, nel mese di luglio, caldissimo, non ho trovato nessuno. Quindi, oltre al cuoco errante, parleremo naturalmente anche di cucina di casa e cucina professionale. Quindi due grandi professioniste, devo dire, del sapere e dal saper fare, e che rappresentano quello che è la doppia anima della cucina italiana, dimensione domestica e dimensione professionale, che sembra un mondo separato, no? Uno tradizionalmente femminile, l'altro tradizionalmente maschile, come se fosse una competizione scapoli ammogliati o dilettanti professionisti. In realtà non è così. Perché la cultura in realtà nutre, impasta, lievita il sapere gastronomico e lo fa volare praticamente da un campo all'altro. Noi l'anno scorso abbiamo premiato un cuoco, chef importantissimo, con la madre, perché effettivamente anche i grandi chef si vantano di comunque proporre qualcosa che è nella loro dimensione domestica. E se voi vedete dei ricettari di grandi chef, troviamo, sto pensando a Gino Angelini, le lasagne di nonna Elvira, oppure Iaccarino che ha in menù gli strascinati di nonna Ernesto. Quindi, in sostanza, anche in questo caso, il respiro lungo della cultura unisce ciò che l'uomo, non la donna in questo caso, l'uomo divide. Quindi, insomma, un incontro non di genere, ma di merito, su alcune tematiche, e con un titolo che, insomma, mi è nato, io attingo spesso dal cinema perché lo amo, ma più abbiamo definito questo incontro, ho pensato quanto fosse azzeccato. Pane, amore e fantasia. Pane ovviamente per la sacralità, la centralità del pane. In casa mia non si butta via ancora neanche una briciola di pane. E nel lockdown la cosa che più ci ha rappresentato era la farina che mancava, il lievito che mancava. Ho trovato persone insospettabili che chiedevano la ricetta del lievito madre. Quindi il pane ci rappresenta ed ha un forte valore identitario. Non sto certo a scomodare Dante nella sua condizione di esule, che parla per l'appunto, come sa, di sale, lo pane altrui. Amore, io ho guardato per questo incontro un po' la biografia delle professioniste, delle persone che abbiamo invitato. In tutte ho trovato la parola passione. Quindi è una dimensione forse più femminile che maschile. Le donne si impegnano, non so se bene o male, veramente con tutto l'amore e la passione possibile. E fantasia. La fantasia ovviamente è una dimensione irrinunciabile. Nella vita, nel lavoro, in cucina.
tanto più necessarie quando la vita si complica, le sicurezze vacillano, l'orizzonte si increspa, gli ingredienti non si trovano. Pensate alle donne che hanno dato da mangiare sempre ai propri uomini, alle famiglie, inventando, barando, dicendo anche bugie, parlando di brodo matto perché il brodo in realtà la carne non c'era, degli uccelletti scappati perché ne sono scappati perché non erano neanche mai arrivati. Quindi grande fantasia come una dimensione importante nel nostro lavoro. Qualcuno dice che praticamente la fantasia è un luogo dove non piove mai. Quindi un incontro al femminile. E quindi direi che potremmo con le grandi esperti nei vari campi, dare inizio praticamente a questo viaggio. Anche un convegno è un viaggio, è un percorso di conoscenza e credo che non possiamo cominciare nel modo migliore con la professoressa Roberta Garibaldi, che ci parlerà per l'appunto di turismo enogastronomico, che ha avuto purtroppo la necessità di collegarsi in remoto e quindi non è con noi. Roberta Garibaldi è la massima autorità. Eccola, ciao Roberta, benvenuta anche se in remoto. Stavo dicendo che sei oggettivamente la massima autorità in materia di turismo enogastronomico, coordinatrice scientifica dell'Osservatorio, autrice del rapporto sul turismo enogastronomico, presidente dell'Associazione Italiana, relatrice in tanti convegni. La cucina è un grande attrattore, lo sappiamo anche per esperienza. I turisti che venivano e che spero che torneranno fra poco, 20.000, 30.000 all'anno, 20-30% Europa, extra-Europa, quando venivano in casa Artusi facevano un'esperienza che li rendeva diversi. Tornavano, erano entusiasti, quindi è qualcosa che noi ben conosciamo. Quindi, Roberta, a te la parola per parlarci per l'appunto del turismo enogastronomico, dalla tradizione all'innovazione e se puoi, in questi tempi così difficili, non lesinare speranze. Grazie, a te la parola. Grazie mille, grazie. Grazie per l'invito. Mi spiace davvero tantissimo non poter essere con voi fisicamente, speriamo ci sia presto occasione e grazie per questa bellissima presentazione che ha dato davvero il senso della passione che concordo, tutte noi condividiamo nel portare avanti il nostro lavoro, tutto complementare per la valorizzazione dell'enogastronomia del nostro paese. E parliamo di donne e turismo, le donne sono protagoniste del turismo, anche se purtroppo l'anno scorso è stato un anno molto difficile perché si sono persi molto occupati e prevalentemente nelle donne e nei giovani, ma il turismo ha una forte componente femminile in tutti i suoi livelli e tantissime sono le belle esperienze nel turismo enogastronomico e l'innovazione che tante donne hanno portato in questo settore. Oggi voglio presentare brevemente qualcuno dei dati del nuovo rapporto e quello che è andato ad emergere. Abbiamo presentato ai primi del mese di maggio dei nuovi dati che hanno cercato di fotografare un po' quella che fosse la situazione dopo quest'anno così complicato e colgo l'occasione per ringraziare uno degli sponsor del rapporto che è l'Emilia, visto che siamo in Emilia Romagna. Allora, per quanto riguarda il rapporto, tra l'altro chi volesse può andare poi sul mio sito e scaricare la parte che riguarda le tendenze in modo assolutamente gratuito e quindi se avete voglia di approfondire un po' quanto oggi brevemente accenno. Quindi è stato un anno molto difficile per il settore turistico, ma è stato un anno in cui comunque si è continuato ad approfondire il tema dell'enogastronomia e infatti il ruolo che gli italiani dichiarano dell'enogastronomia nella scelta di meta di viaggio si è ancora ulteriormente andato a rafforzare. Abbiamo il dato del 2019 confrontato a quello del 2021 e vediamo che oggi sono il 71% gli italiani che ritengono l'enogastronomia
un elemento importante per la scelta della destinazione. E questo per le persone di tutte le età, che quindi ormai hanno questa piena voglia e consapevolezza di approfondire gli aspetti culturali che legano il cibo, per cui non semplicemente di degustare. Infatti lo vedete chiaramente da questa slide. E quindi ecco che da molti punti di vista il lavoro di Casa Artusi è estremamente prezioso per il settore turistico, quindi per dare questa cultura e per preservare anche in ottica futura appunto le ricette, la cucina, qualcosa che è davvero fondamentale anche da tantissimi punti di vista e anche per il turismo del nostro paese, e quindi è una componente importante. Quindi se noi andiamo a vedere qui, noi vediamo che gli italiani ci dichiarano che in vacanza il 76% del totale degli italiani vuole conoscere di più della cultura enogastronomica del territorio, ma il 70% degli italiani ce lo dice anche relativamente a quando è a casa, e questo attraverso una molteplicità di strumenti, e quindi che vadano dalla relazione con delle guide esperte rispetto alle app, alle guide cartacee, alle esperienze, ai menu dove vorrebbero avere più informazioni. È aumentato il numero di coloro che hanno fatto viaggi con primaria motivazione enogastronomia, siamo passati dal 21% nel 2016 al 55% degli italiani che hanno fatto almeno un viaggio con primaria motivazione enogastronomia negli ultimi 3 anni, e con una forte voglia di vivere queste esperienze in Italia. E quindi con il nuovo ruolo del turismo domestico, questo è un dato estremamente interessante e importante. E quindi cosa emerge? Quali sono i nuovi trend, le nuove tendenze del turismo enogastronomico? Quindi un grande ruolo centrale della sostenibilità, di una nuova relazione, di nuove connessioni che si esprimono da tanti punti di vista. Adesso non riusciamo a approfondire questo argomento. Il tema del benessere, del cibo come cura e della voglia di vivere nei luoghi enogastronomici, anche il ritrovare se stessi, è una componente anche fisica, attiva, sportiva relativamente appunto al concetto esteso di well-being. La nuova centralità che riguarda le tecnologie, che abbiamo definito never ending food tourism, per un tipo di relazione che ormai attraverso la tecnologia parte da prima del viaggio e si estende anche dopo il rientro a casa, e quindi una nuova relazione, nuovi luoghi, nuovi spazi, per cui sempre più ricco l'insieme dei produttori, per esempio, oltre che nei ristoranti dove voler andare a fare visite, i luoghi che il turista enogastronomico vuole vivere, ama per esempio poter trovare degli alberghi tematizzati, ama anche novità di cui parleremo adesso della relazione tra innovazione e tradizione, come per esempio 1 su 4 di italiani dice che sarebbe interessato al glamping nei luoghi del cibo, per cui vuole trovare formule diverse di nuovi luoghi, nuovi spazi, e oggi vediamo di approfondire una delle tendenze, che è quella del nuovo profilo del turista. E quindi quando abbiamo deciso di scegliere questo titolo per questo intervento, è proprio questo uno degli elementi centrali della ricerca che quest'anno che è emersa in modo molto forte. Il turista appare molto più esigente nelle sue scelte del viaggio, e quindi questo riguarda tutti i parametri che lui prima considerava per il viaggio, in primo il paesaggio, poi la cultura enogastronomica, vuole sempre più qualità, ma vuole anche sempre trovare dei prodotti nuovi. Per cui se noi guardiamo la ricerca che avevamo fatto nel 2016, il numero, in questo caso noi parliamo di profili socioculinari, li abbiamo definiti come World Food Travel Association a livello internazionale, e quindi siamo andati a chiedere ai turisti, lo facciamo in Italia e in altre parti del mondo, come si definiscono. Quindi fino al 2016 c'era una prevalenza di autentico, e quindi io voglio andare per trovare un'autenticità nel luogo. L'autenticità continua a essere importante, ma 2 anni fa era emerso l'eclettico, cioè ho voglia di esperienze autentiche, ma ho voglia anche di provare cose diverse. E quindi un po' superato il concetto vino, 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 per fare un esempio. Quindi
percorsi integrati con tante tipologie di esperienze enogastronomiche e non, perché il turista enogastronomico è molto attivo e quindi ha voglia anche di legare altre visite culturali a monumenti, shopping, sport e quant'altro. Ma noi vediamo in questo dopo emergere l'eclettico qualcosa ancora di diverso e ancora più spinto. L'innovativo è il profilo principale e quindi c'è voglia di novità. Siamo stati tanto in casa e quindi oggi abbiamo voglia di vivere cose diverse. Siamo iperstimolati dalla tecnologia tutti i giorni, da tantissime informazioni. Ecco che quando siamo in viaggio vogliamo cose diverse. E quindi è bello con l'enogastronomia continuare a preservare l'autenticità e il locale proprio per offrire qualcosa di innovativo ma di diverso. È molto importante non arrivare a quello che è accaduto nello shopping, dove oggi se andiamo in tanti centri di città europee troviamo un po' gli stessi negozi. È importante riuscire a trovare formule innovative ma mantenendo l'autenticità, e questa è la sfida del prossimo futuro. Quindi riuscire ad avere un approccio sostenibile, un approccio qualitativo e un nuovo rapporto tra innovazione e autentico. E quindi questa è proprio la sfida che ci deve caratterizzare. Vedete il dato sotto che noi abbiamo raccolto, per esempio sulle cantine, c'è un ulteriore 6% di italiani che dice che trova l'offerta delle cantine troppo simile tra loro. E quindi è necessario cercare di andare oltre, trovando, oltre la semplice degustazione, trovando nuovi modi diversi di fruire le esperienze. Faccio l'esempio dei picnic in vigna che hanno il gradimento del 75% degli italiani in base alle nostre ricerche. Abbiamo visto quest'anno, già l'anno scorso, esplodere questa formula che per esempio ha caratterizzato cantine aperte, vigneti aperti, il movimento turismo del vino di quest'anno, e rappresenta sicuramente un bel modo, piuttosto che il tema del bike e del gusto, sempre parlando di ambito rurale. E quindi questo è un po' la nuova sfida. Vedete qui i parametri che dicevo prima, di che io voglio trovare quando vado in un territorio. Guardate che punteggi alti, cioè io voglio la bellezza e l'integrità del paesaggio, sono oltre il 90% dei turisti che lo vogliono. Quindi come voglio cultura e tradizioni del territorio, oltre a tutti gli aspetti di qualità dell'enogastronomia. E molto interessante è il tema del legame, della voglia di vivere esperienze non gastronomiche quando svolgo esperienze al mare, balneari, e quindi c'è una maggiore propensione rispetto per esempio alla visita alle città d'arte. E quindi è un dato interessante cercare di rafforzare le connessioni zone balneari con tanti belli entroterra che tante destinazioni balneari hanno in Italia. E quindi faccio l'ultimo cenno prima di chiudere. Per esempio, guardate anche il tema dei mezzi di trasporto. L'approccio e la voglia di scoprire le esperienze del gusto in bicicletta è praticamente raddoppiata negli ultimi 2 anni, per cui siamo andati dal 19% al 39%, e questo per esempio ci indica sia una voglia di sostenibilità, una voglia di essere più attivi, una voglia quindi di legare anche uno sport, un benessere al tema del cibo. Per cui un abbinamento sicuramente interessante. In Italia stanno nascendo e si stanno rafforzando diverse offerte in questo senso, e quindi rappresenta sicuramente una buona pratica molto importante. Per cui ho esaurito i miei 10 minuti e vi ringrazio molto e spero di aver dato qualche suggestione interessante. Grazie. Grazie a Roberta Garibaldi che ci ha dato veramente tante suggestioni, non soltanto suggestioni ma anche una sfida che il nostro territorio è pronto a recepire, direi prontissimo, perché proprio direi rappresentano le sfide che noi già stiamo in qualche modo combattendo, nel senso che già Artusi ci indicava benessere, buon vivere, salute e tutta una serie di dimensioni che questo territorio in realtà
può effettivamente accogliere. La stessa nostra regione effettivamente è impegnata in questo e quindi credo che poi gli italiani, essendo abituati a frequentare la bellezza, in realtà in ogni azione c'è questo, non so come chiamarlo, retrogusto della storia, qualcosa che ci obbliga a trovare delle forme innovative tenendo insieme il passato. Quindi grazie mille Roberta, ti aspettiamo naturalmente in Casa Artusi e andiamo avanti parlando questa volta di comunicazione e lo facciamo con Margot Schachter che è qui con noi da Milano, ringrazio moltissimo. Margot è una giornalista di cucina, viaggi, costume, consulente, progettista, editore. Noi la conosciamo perché ha scritto su delle riviste importanti come La Cucina Italiana, Vogue, degli articoli molto belli in cui c'è anche il nostro Artusi. Noi qui in casa siamo abituati a sintetizzare il gusto di vedere giornalisti che parlano di Artusi con un modo che ormai è diventato un tormentone. Persona di buon gusto. Quindi la nostra Margot, persona di buon gusto, in realtà è cresciuta con la carta e poi è evoluta nel web, dal lusso alla gola. E quando ancora, e mi ricordo bene, i corsi e le trasmissioni in TV si contavano sulle dita di una mano, e nella sua biografia ci sono due cose curiose. Cucino poco, quindi non so se ci vuoi dire qualcosa a tua discolpa sul fatto di cucinare poco, e dici un'altra cosa meravigliosa. Leggo, scrivo, viaggio, per passione o per lavoro ho smesso di chiedermelo. Quindi ti chiederei ovviamente di parlare della tua esperienza, dello scrivere e lavorare senza cucinare, in un mondo veramente in velocissima evoluzione. A te Marco. Grazie a tutti e buonasera, io mi chiamo Margot Schachter e non so cucinare, che è qui, dirlo qui è un po' come essere agli alcolisti anonimi e dire ok, tipo è 14 anni che faccio questo lavoro e 14 anni che non cucino. Mi occupo però di comunicazione enogastronomica e mi occupo di comunicazione veramente a 360 gradi. Diciamo che negli anni ho accumulato una competenza verticale sull'argomento e molto orizzontale su quelli che sono i media su cui comunicare. Questo perché quando ho cominciato c'era solo la carta e poi io non sono una nativa digitale, sono classe 1980, ai miei tempi giusto c'era il Commodore 64 più o meno per localizzare l'area geologica a cui appartengo e quindi ovviamente tutto quello che oggi sono i social media, Instagram e TikTok, diciamo, l'ho visto nascere e l'ho visto crescere anche professionalmente. Cosa significa occuparsi di comunicazione nel settore gastronomico? Significa che faccio piani editoriali, nella mia vita ho progettato interi canali o intere riviste, faccio direzione editoriale per alcune testate, lavoro con agenzie di comunicazione che hanno bisogno di una competenza specifica e anche magari un occhio attento nei confronti di quelli che sono magari i progetti che loro vendono a loro volta ai loro clienti. Faccio tante cose e visto che dopo tanti anni ancora neanche i miei genitori hanno capito esattamente che lavoro riesco a fare davvero, sintetizzo il tutto dicendo che faccio la giornalista, che fiscalmente è esattamente così, visto che lavoro con partita IVA e sono una giornalista. Scrivo per diverse testate, online, offline, per riviste italiane e per riviste straniere. Un milione di ragazze ucciderebbero giusto per fare questo lavoro. Beh, io questo non è il lavoro che sognavo di fare. Io non ho mai voluto fare questo mestiere. Io nel 2007 ho risposto a un annuncio per una sostituzione maternità. Io ho fatto beni culturali, volevo lavorare nel settore della produzione culturale, volevo lavorare in un'industria culturale e farlo dal punto di vista organizzativo. Lavoravo però all'epoca in una casa, in un'agenzia, in una grande catena di gioielli e orologi e invece mi occupavo di bei collier e Rolex e sinceramente non avevo questa vocazione nel vendere i Rolex, quindi a un certo punto ho deciso di cambiare. Ho letto questo annuncio, ho detto toh, io ci vado, ci provo. Vado a lavorare nel marketing e nella comunicazione di una casa editrice di libri di cucina. Dico tanto da qualche parte più o meno bisogna entrare in questo settore. Proviamo da qui. Adesso uno, col senno di poi, dice, cioè, che culo, dai, hai trovato un posto in una casa editrice di libri di cucina. Che bello, oggi tutti vorrebbero farlo. Nel 2007 la reazione non è stata esattamente questa.
Nel 2007 i libri di cucina stavano nella varia in libreria, cioè stavamo di fianco ai manuali di giardinaggio e tipo quelli tipo di cucito, cioè i libri di cucina erano fighi più o meno come Rackham e il punto croce, cioè non se li filava assolutamente nessuno, quindi tutti mi hanno dato all'epoca più o meno della matta, perché lasciavo un bel posto dove giravano bellissimi gioielli per andare a occuparmi di ricette, che ripeto non era esattamente particolarmente cool all'epoca. Perché? Perché nel 2007 non erano ancora successe un sacco di cose che invece sono successe dopo e sono successe dal 2007 ad oggi, e io ho iniziato a fare questo lavoro esattamente nell'anno in cui è nata Casa Artusi, quindi abbiamo qualcosa esatto. In comune, abbiamo attraversato credo ere geologiche velocissimamente fino ad arrivare ad oggi. Allora, io ho iniziato a lavorare nel settore della cucina, ma non ero esattamente appunto creditata per farlo. Ci ho provato e nel giro di un anno è iniziato a succedere, vediamo, 4-5 cose che hanno sconvolto questo settore per sempre. Allora, nel 2008 Benedetta Parodi cercano di licenziarla e dal mezzogiorno inizia a fare cotte e mangiato alle 18:30. Vedete, chi se ne frega? No, nel giro di un anno vende 1,5 milioni di libri. Nessun libro di cucina era arrivato dagli scaffali dei supermercati a quelli dell'autogrill. La cucina diventa bam, ovunque. E questa cosa inizia un po', diciamo, a muovere il settore che prima era abbastanza, diciamo, stagnante di nicchia. Nel 2008 in Italia apre Facebook, che prima era solo in inglese negli Stati Uniti. Iniziano ad arrivare i primi blog, i social network, si inizia a parlare di internet in modo, diciamo, massivo e non più non solo di nicchia, e quindi anche le aziende decidono che hanno bisogno di affacciarsi al mondo del digitale. Nel 2008 e 2009 succede anche un'altra cosa, una crisi economica di quelle epocali, che lasciano a casa un sacco di persone e mettono in crisi un sacco di grandi editori, che da un lato buttano fuori un po' di gente e la iniziano a esternalizzare, sostanzialmente iniziano a offrirgli i contratti precari, e lasciano a casa, tanto per cambiare come in ogni crisi, un sacco di donne, che sono le prime che pagano ovviamente col proprio posto di lavoro. Digitale più casalinghe, sostanzialmente esplodono i blog. Sono gli anni in cui i blog di cucina iniziano ad arrivare ovunque, iniziano a proliferare. Un po' perché lo strumento è finalmente disponibile e gratuito, un po' perché le persone cercano giustamente di trovare la propria strada e di trovare una propria strada diretta senza bisogno di mediazione, quella che una volta veniva fatta dagli editori tradizionali. Tu finalmente hai una tua voce e puoi iniziare a fare come Giulia in Giulia nel bellissimo, ovviamente, film che ha ispirato un sacco di ragazze ad aprire il proprio blog. Ecco. Io in tutto ciò non sapevo cucinare, quindi io non ho fatto della mia passione un lavoro. Io avevo già un lavoro, già lavoravo nel settore della cucina e mi c'ero ritrovata un po' per caso. E mi c'ero anche ritrovata senza grandi credenziali, devo essere sincera. Io non vengo da una famiglia di cuoche, mia nonna ha sempre preferito fare altro, mia madre non è un'ottima cuoca, se mi sta guardando mi perdonerà, ma lo sa anche lei, io non sono un'ottima cuoca, mi hanno insegnato molto di più delle ricette, mi hanno insegnato a lavorare, ad essere una donna indipendente, insomma la cucina per loro è sempre stata una cosa che era da fare, ma fondamentalmente non hanno mai espresso se stesse con la cucina. Iniziando a lavorare in questo settore ho scoperto che tutti avevano invece delle memorie prustiane meravigliose, di tavole con le donne che cucinavano, gente che mangiava delle cose buonissime a casa, Madeleine di Proust. Io ricordo il gastronomico più felice della mia vita sono delle aringhe con la cipolla mangiate ad agosto a Tel Aviv, cioè proprio non ero buona per fare questo lavoro. In più non ho mai pensato di essere una creativa. Adesso per scrivere questi appunti ho dovuto ricopiarmeli due volte perché io non riesco a leggere la mia stessa scrittura. Tengo la matita come una zappa e non so proprio cucinare, non so proprio disegnare. Canto, sono stonata, non ho mai imparato a suonare uno strumento, non ballo, non ho mai fatto teatro. Insomma, la creatività non pensavo fosse nelle mie corde, io volevo lavorare nel marketing. Poi ho iniziato a leggere un sacco di cose scritte e di quelle che arrivavano erano così pietose che ho iniziato a farle da me. E nel 2009 ho preso il tesserino da giornalista, ma per disperazione, non ho mai voluto fare questo. Non ho mai voluto fare questo, però ho iniziato a farlo in un momento in cui
i consigli di amministrazione, i dirigenti, erano tutti uomini, e noi eravamo una piccola casa editrice di ragazze che ci trovavamo sedute a queste scrivanie con loro e iniziavamo a parlare la stessa lingua, mentre dall'altra parte iniziava invece ad affermarsi un mondo in cui la cucina era diventata un po' un ripiego, nel senso che veramente era un momento di crisi economica abbastanza forte. Esplodevano i food blog, le persone volevano fare della passione un lavoro, io ho scelto di non cucinare. Ho scelto di darmi un posizionamento di mercato ben preciso e diverso da quello che era il panorama delle ragazze che in quel momento cercavano lavoro. Quando mi sono messa a pensare a questo intervento, mi sono anche detta, ok, sono tutti bravi quando uno scrive la propria biografia, si auto, no? Imbellette, si romanza il proprio passato, perché è molto più facile farlo. E quindi probabilmente tu non è che hai scelto di non cucinare, cioè non sai cucinare, adesso insomma rendi, capito, il tonno che si tanna con un grissino e dici che è buonissimo, stai cercando di girare la frittata. Poi stamattina mi sono ricordata che avevo una testimonianza di questa mia totale inabilità alla cucina, che sta sul mio frigorifero da quando ho 17 anni, io sono uscita di casa molto presto, e da allora e ancora oggi sono passate case, frigoriferi, e oggi ormai ne ho 40, quindi di anni ne sono passati un po'. Io ho sempre avuto sul frigorifero questa cartolina. È la pubblicità della Wonderbra, che è sempre stata il monito per il mio allora fidanzato, che diceva: non sarò io quella che mi metterò ai fornelli. E visto che a ogni corso di public speaking ti dicono di portare almeno un oggetto per rinvenire l'attenzione della platea, l'ho fatto anche oggi, e ho portato questo, che è la mia testimonianza del fatto che, perfetto, avevo già deciso che non avrei imparato a cucinare. Però oggi sono passati 14 anni, io sono su questo palco, e quindi, insomma, cosa è successo? Sicuramente oggi stiamo vivendo un'epoca che è più o meno simile a quella che ho vissuto io nel 2008 e nel 2009. Cioè oggi la crisi ci può dare una grande opportunità, e quindi da questo punto di vista secondo me siamo in un momento in cui leggere i segnali del presente può essere particolarmente interessante. Questo lo dico perché io insegno anche in una scuola di cucina professionale, ovviamente non insegno cucina, insegno comunicazione e scrittura non creativa, perché conosco i miei limiti, e ai ragazzi che arrivano e alle persone anche di una certa età, a volte che hanno un'età superiore alla mia, che vogliono cambiare vita, gli cerco di spiegare il motivo per cui dopo 14 anni sto ancora lavorando nel settore della cucina pur non sapendo cucinare assolutamente niente. Il fatto che la cucina non è un bel settore perché si mangia tanto e si mangia bene, che è quello che più o meno pensano tutti, cioè mangi bene, mangi tanto, fortunatamente siamo in un paese sviluppato, cioè mangi tanto e mangi bene se lo desideri, comunque non c'è bisogno di lavorarci dentro in questo settore. E ovviamente è bello lavorare nel mondo della cucina, perché com'è bello lavorare con la moda, con l'arte, col design, con la musica, cioè quando lavori con delle cose belle ovviamente è più bello che magari lavorare con delle piastrelle, questo me ne rendo conto, però non è questo secondo me il vero segreto. È che oggi lavorare nel mondo della cucina significa riuscire a parlare una lingua che è uno strumento universale, cioè mangiano tutti, tutti conoscono in qualche modo questo mezzo di comunicazione, e attraverso la cucina non solo impari a cucinare, impari a raccontare un piatto o lo descrivi, ma attraverso la cucina riesci a raccontare delle storie, a dare delle informazioni, a fare un po' di cultura. Io credo anche che, seppur non vincerò mai un Pulitzer, me ne rendo assolutamente conto scrivendo di Taco Bar o di tendenza delle pocherie a Milano, e va bene, questo ormai l'ho capito dopo tanti anni, va bene così, sicuramente attraverso la cucina e attraverso lo scrivere, il parlare di cibo, si può fare tanto. Oggi si può veramente cambiare le cose, credo, un pezzettino per volta. Lo so che tutti dicono che la rivoluzione non è un pranzo di gala, però io ho ancora la speranza che magari se ci aggiungiamo una colazione, una cena, 10 portate, magari una merenda, insomma qualcosina, ancora si possa fare. Questo è il motivo per cui, nonostante tutto, dopo 14 anni, io ancora non so cucinare, eppure devo dire che faccio questo lavoro sicuramente con passione, seppure io non abbia cominciato assolutamente così. Ecco. Grazie.
Grazie Margot per questo racconto così ironico e così preciso. È un racconto personale che, come dicevamo prima, poi diventa universale. Io mi riconosco, per età anagrafica diversa dalla tua, faccio parte di quella generazione che è scappata a gambe levate dalla cucina negli anni 70, perché era proprio un luogo di segregazione, non volevo sicuramente fare quello che faceva la mia mamma, per poi tornarci. Quindi effettivamente quello che ci hai raccontato ci dà la possibilità, insomma, di ciascuno di giocare a specchio con questa storia. Ma adesso parliamo ancora di comunicazione, con una persona che sa cucinare molto bene, Monica Campagnoli, che doveva essere qui con noi, ma si vede che oggi il tempo non ci vuole aiutare. E Monica Campagnoli, eccola qua, ciao, ti aspettiamo in Casa Artusi in altra situazione, oggi ti dobbiamo giustificare, però è un piacere averti qua. Monica è una blogger, è una scrittrice gastronomica. È nata e cresciuta fra l'Emilia e la Romagna, quindi fra i tortellini e la piadina. Ha un blog in omaggio alla cucina di casa, alla sua casa, la nonna Sara. E una passione quindi che diventa professione per parlare poi dei borghi italiani, della cucina, della sommatoria della nostra identità che è proprio, cioè la sommatoria delle cucine diventa l'identità italiana. Ma è dottore, ma senza ma, dottore di ricerca in storia e informatica. Quindi praticamente sostanzialmente hai in qualche modo cambiato percorso ed hai reso in qualche modo compatibile, credo, ma ci dovrai spiegare come, questa ricerca universitaria che continui a fare con un mezzo che è quello attuale, quello dei social, che hanno invece rapidità e immagine come caratteristica essenziale. Quindi riesci, forse ci spiegherai come, a unire profondità di pensiero a una modalità di comunicazione che è quella, insomma, veloce, quella che adesso i giovani seguono, eccetera. Quindi, Monica, ci parlerai anche, ti faccio una domanda proprio curiosa, perché Tortellini & Co? Spiegaci un po' il rapporto fra Tortellini e Cappelletti, cioè immagino che una ragazza che vive fra Emilia e Romagna sia forse combattuta, no, fra il Cappelletto e il Tortellino. Noi per ironia, ma soltanto per ironia, diciamo che la Romagna comincia quando finalmente finiscono i tortellini, che ovviamente mangiamo moltissimo. E mi piace molto che tu dici le cose preferite sono i tortellini e la piadina. Per me sono i cappelletti e il lambrusco, per dire come questa regione in realtà tenga insieme tutto. Quindi a te Monica la parola, storie e storia di cucina. Le cose preferite sono i tortellini e la piadina. Per me, per dire come questa regione di questo invito tenga insieme tutto. Quindi a te Monica la parola, storie e storia di cucina. Le cose preferite sono i tortellini e la piadina. Per me, per dire come questa regione di questo invito tenga insieme tutto. Che succede? Grazie di questo invito, sono molto contenta di poter partecipare anche se a distanza. Ringrazio quindi di cuore anche per il supporto tecnico che mi permette di essere qui. Rispondo molto volentieri alla domanda della Presidente. Tortellini & Co. è per me la possibilità, è per me l'idea di tenere insieme tutte le cose che amo. Sono nata a Imola, che io considero il trattino di congiunzione tra l'Emilia Monica, e la Monica, Roma. Monica, scusa, ti interrompo. Devi seguire da Zoom, altrimenti c'è una eco qui che non riusciamo a eliminare. Devi seguire da Zoom. Sono nata a Imola. E non dallo streaming. È il bello della diretta, come dicono i professionisti. Mi sentite? Sì. Oh, sono contenta. Brava. Grazie, scusate. Vi ringrazio tantissimo per la disponibilità e la gentilezza e vi ringrazio soprattutto per questo gradito invito.
Allora, vorrei subito iniziare dicendo che per me Tortellini & Co. ha un sapore speciale, che è poi un po' l'essenza della cucina. La cucina è un mix di sapori e di storie, e quindi non ce n'è soltanto uno. Io poi, che sono nata a Imola, che ho sempre considerato un trattino di congiunzione tra l'Emilia e la Romagna, sono nata in una casa dove la nonna faceva sia i tortellini che i cappelletti. E quindi devo dire che sono stata molto fortunata e ho sempre ritenuto che non ci dovesse essere per forza una scelta, ma semmai un abbraccio più ampio verso tutta quella cucina che io ho sempre considerato parte della mia tradizione. La Via Emilia è una strada che riunisce sapori e persone straordinarie. Questo è stato anche uno dei motivi che nel 2014, quando ho deciso di aprire il mio blog, ed ero già l'ultima di una lunga serie, anche se non lunga come in realtà quante sono le persone oggi che condividono la cucina domestica, i piatti di casa, attraverso appunto lo strumento di un blog, comunque nel 2014 ero già una fra i tanti, animata proprio dalla voglia di condividere i piatti, le storie, le tradizioni della cucina domestica attraverso un diario virtuale. Volevo cucinare e raccontare non soltanto le ricette e le storie, ma anche gli ingredienti e, diciamo così, le persone della tradizione bolognese romagnola, cioè di quel pezzo di Via Emilia che conosco bene proprio per esserci cresciuta, e a un pubblico italiano e straniero, quindi con un racconto in doppia lingua. Poi il blog è diventato anche occasione più ampia di riflessioni e racconto della cucina domestica a tutto tondo. Farò qualche breve accenno delle riflessioni che hanno attraversato in questi ultimi anni la mia cucina. Scrivo un diario gastronomico e nel pensare alle cose che volevo dire, la prima parola che mi è venuta in mente è stata proprio passione, la parola che la Presidente prima ha usato. Faccio questa cosa con tanta passione e nella mia cucina, le cucine e identità sono fortemente correlati. In un mondo che spinge forte verso l'omologazione, diciamo che affermare l'identità di una comunità attraverso il cibo è una sfida a volte complessa, comunque sempre avvincente, e che sta nel tempo, negli ultimi anni soprattutto, coinvolgendo un pubblico eterogeneo per interessi e per età, più attento e sempre più ampio. Oggi mi scrivono spesso persone che entrano in cucina per la prima volta dicendo: la mamma non mi ha insegnato perché non sapeva cucinare e non c'era evidentemente il ponte generazionale con i nonni, oppure che ritornano in cucina, quindi cuochi di ritorno, ma anche stranieri che negli ultimi anni avevano iniziato ad apprezzare la cucina emiliano-romagnola, oppure che usano il blog, ad esempio, per studiare l'italiano. Le persone che entrano in cucina entrano con l'idea di cucinare un piatto e poi scoprono un mondo interessante. Questo oggi, ma all'inizio nel 2014 non è stato proprio così. In realtà nel 2014 la mia passione ha fatto i conti con una serie di segni meno che mi hanno persino sorpresa, perché io invece sono cresciuta in una casa dove la sdora, la nonna, aveva una serie di competenze, non soltanto un repertorio consolidato di ricette da trasmettere. Ma noi per decenni ci siamo allontanati dalla cucina domestica, no? Troppi grassi, troppo tempo, troppo difficile, dimenticando che la cucina, ancorché luogo fisico, è un luogo di sapori e di saperi, è una metafora di memorie familiari, sociali, culturali, largamente trasmesse ancora oggi per via orale. Nei decenni quindi si è consumato un processo di dissolvenza della memoria, dei piatti e delle conoscenze contenuti in quei ricordi. Si è creato anche un problema di trasmissione di informazioni tra le generazioni, che mi ha molto colpita. Abbiamo perso la maggior parte delle conoscenze che almeno fino alla generazione dei miei nonni erano largamente diffuse, e stiamo parlando di conoscenze importanti che riguardavano il mondo animale, vegetale, principi di base della chimica e della biologia, se pensiamo a fermentazione, lievitazione,
ma anche la conoscenza delle piante, dei fiori di campo. Le Azzore avevano quindi un patrimonio di saperi e di sapori che purtroppo nel tempo si è rischiato di perdere e in parte si sono persi. E paradossalmente, in un momento storico in cui è così facile accedere alle informazioni, perché attraverso il telefono noi possiamo recuperare quasi tutto, se non sappiamo cosa cercare, in realtà restiamo davanti allo schermo del nostro telefonino, un po' come nella canzone di Vecchioni, Pure questo è amore, quando il più grande, dopo aver conquistato nazione dopo nazione, fu di fronte al mare. E se non vi ricordate come si sentì, vi rimando a una ricerca su Google. A proposito di online, che cos'è un blog? Un blog è un diario, quindi un food blogger scrive un diario dedicato al cibo. Gli scrittori gastronomici, o in lingua inglese food writers, fanno la stessa cosa, quindi qual è la differenza? Perché io credo che sia anche importante capire gli strumenti, quali sono e chi si dedica, che cosa fa. Potrei rispondere con una, nessuna, 100.000, nel senso che le differenze a volte sono abissali, a volte molto sottili, ma per brevità, in una sintesi, diciamo che lo scrittore gastronomico del web racconta il cibo assaggiato o cucinato senza tralasciare di condividere un'esperienza o un ricordo. Possiamo considerare i blog una versione contemporanea di ricettario, così come quelli di carta sono la forma più antica di letteratura gastronomica? Io credo di sì. Poi, facendo le dovute differenze, nel senso che il prodotto, sia cartaceo che del web, non è detto che debba essere sempre di qualità. Io invito sempre ad andare oltre nella ricerca alla prima pagina di Google. I cuochi domestici del web sono diventati oggi parte della filiera alimentare, al punto che le aziende si avvalgono della loro collaborazione come una sorta di cinghia di trasmissione tra il prodotto e le persone fisiche. Abbiamo accorciato le distanze e la condivisione virtuale delle ricette si è rivelata il formato giusto nel momento giusto, regalando alla cucina domestica, io credo, nuova vita. Via PC o telefono, le persone si affezionano allo scrittore gastronomico che seguono, al personaggio che racconta la sua cucina domestica. E nella cucina domestica del XXI secolo, io credo che la dimensione del racconto, dello storytelling, che senza togliere niente a nessuno, francesi e toscani hanno capito prima e meglio di quasi tutti, è diventata importantissima. E Pellegrino Artusi, in Italia, è l'antesignano della cucina domestica arricchita dal racconto. E qui arrivo anche, Presidente, all'altra domanda che lei mi ha fatto, cioè di spiegare come la mia formazione di ricercatore di storia contemporanea ha abbracciato in questo modo così importante la cucina. Tra gli scrittori gastronomici digitali c'è chi pesca dall'epica familiare, oppure accompagna il cibo a un racconto con temi che è supportato da temi sociali, ambientali, politici. C'è chi fa un racconto storico. Io credo che in linea di massima spesso temi e ambiti si sovrappongono. E prendo ancora l'esempio di Pellegrino Artusi, che in quasi in ogni pagina del suo meraviglioso libro delinea in modo straordinario l'ampiezza dei confini della cucina domestica, aggiungendo elementi che afferiscono al racconto. Alcuni riguardano il piatto, altre volte c'è un racconto che riguarda l'ingrediente. Spesso hanno a che fare con il titolo della relazione che ho scelto, Storie e storia di cucina, perché le storie delle ricette sono sempre tasselli di una storia più ampia. Lui, ad esempio, da osservatore diretto dell'Italia e della Romagna di fine 800 e inizio 900, consegna ai posteri affreschi storici e sociali di quel periodo che sono documenti unici. Il cibo e la storia hanno un rapporto molto stretto e le storie del cibo confluiscono nella storia. Un altro esempio, è casualmente è stata citata prima l'autrice di Casalinghitudine, Ada Sereni. Ecco, questo è un altro tipo di ricettario che fa capire bene come le storie delle ricette e la storia si abbraccino più di quanto spesso non pensiamo, non vediamo. Lei offre un percorso di ricette che di fatto è la sua biografia.
e quindi questa biografia in chiave culinaria può essere utilizzata da noi per cucinare con lei o per leggere tra le righe, usando questo ricettario come uno blog sulla storia contemporanea, attraverso i ricordi e gli aneddoti della figlia di un importante dirigente di un partito italiano, con politica e società ben allineati nella dispensa a fianco dei vasi di sale e zucchero. Voi mi direte, Monica, ma questi sono due ricettari, carta, questa carta non vale. Io credo che uno scrittore gastronomico della carta del web è questo il prodotto che deve offrire. Un buon repertorio di ricette e, occasionalmente, senza sforzo, trasformare il cuoco in lettore. Quindi spingerlo verso un'attività che non è soltanto cucina, ma pensiero. Oggi la cucina domestica registra, senz'altro, un ritorno ai fornelli, come dicevo anche prima, oggi il segno negativo sta cambiando, oggi c'è un maggiore interesse e un grande ritorno ai fornelli e alla cucina domestica da parte di cuochi più o meno esperti. Abbiamo anche voglia, io lo vedo nel confronto con le persone che mi contattano e mi scrivono, di recuperare non soltanto le ricette, ma anche le informazioni che abbiamo in parte perso e di condividere un'esperienza che ha a che fare con sensi e ricordi, entrambi sempre legati al concetto di identità, che per me è così fortemente collegato a quello di cucina, identità familiari, locali, nazionali. Una condivisione che sempre più spesso abbiamo voglia di fare con la pubblicazione di una fotografia su un social network o attraverso un blog. Anche se la diffusione e il numero dei cuochi domestici che si propongono online non deve far tirare un sospiro di sollievo rispetto allo stato di salute della cucina domestica, che è recuperata e attira sempre più persone, ma è questo il momento di incentivare, anche utilizzando le nuove tecnologie, la curiosità verso la cucina, perché non rimanga soltanto un'attività guardata mentre altri la praticano, ma un'attività che fa venire voglia di entrare in cucina. Io cerco sempre di non spaventare le persone, ma di incoraggiarle, perché prima di correre si impara a camminare. E quindi, piano piano, un po' la curiosità, un po' il racconto, molti tornano sul blog e mi dicono la ricetta è venuta, oppure in quel ricordo mi sono ritrovata, o infine hanno apprezzato la ricerca storica di ricostruzione delle origini del piatto. Ecco, la curiosità può essere un elemento interessante per riportare le persone in cucina. Devo dire che negli anni in cui forse la cucina domestica è stata un po', è finita un po' nell'oblio, a favore delle caratteristiche, no, della cucina domestica, che sono importantissime, anche l'ultimo periodo, certamente devo dire che anche l'ultimo periodo ha inciso molto. Come si ricordava prima correttamente, io sono totalmente d'accordo, in un mondo fortemente ostile c'è bisogno di cibo consolatorio. Anche questo quindi ha portato un incremento di panificatori casalinghi, una riscoperta della sfoglia, della voglia, dell'autenticità, di sapori semplici come le ciambelle di casa. Anche l'amore per degli stranieri per il cibo italiano è d'aiuto in questo processo di riappropriazione che è in corso. Poi io credo che nei prossimi anni la formazione di più solide coscienze etiche darà anche questo aspetto un nuovo impulso alla riscoperta della cucina di casa. Ma in questi anni a favore della cucina di casa hanno lavorato e lavorano senz'altro molto anche gli chef professionisti, che può sembrare un paradosso e invece non lo è. Anzi, io mi spingo ad affermare che da qualche tempo cucina di casa è un concetto estendibile anche alle cucine dei ristoranti, che hanno avuto spesso un ruolo di supplenza, non ce lo dimentichiamo, ci sono degli chef che fanno un lavoro di ricerca e di recupero delle informazioni che riguardano un ingrediente, la storia di un ingrediente straordinario, e quindi hanno avuto un ruolo di supplenza importante nel preservare, recuperare e proporre quel patrimonio di attenzione ingredienti, sapori, tecniche, valori, attenzione allo spreco, conforto, legame col territorio, che sono la struttura, l'essenza e i confini della cucina domestica. Aggiungerei anche un altro aspetto, cioè la distinzione tra, era proprio ed è proprio della cucina di casa, la distinzione tra i menù giornalieri e quelli della festa.
quando la preziosità degli ingredienti, ma anche la complessità della preparazione, rendevano un piatto il piatto delle feste o del pranzo della domenica. Eventi e stagioni aggiungono, o forse dobbiamo dire aggiungevano, un sapore alla cucina domestica, che era quello dell'attesa. Oggi invece, purtroppo, tutto quello che è attesa non si vive, si vive un po' come una costrizione, perché si vuole tutto subito, l'attesa non piace più. È un peccato, perché tutto quello che l'attesa in realtà regala un nuovo gusto. Nelle pagine di Pellegrino Artusi, e questo è un suo aspetto che oggi andrebbe largamente riscoperto, il tempo giusto è un tema molto importante. Monica, ho bisogno di chiederti di concludere cortesemente. Chiedo scusa. Oggi credo che la cucina domestica abbia la possibilità di offrire un ruolo importante ai cuochi di casa, diventare nuovi umanisti, portatori di sapienza e visione, e la cucina tornare ad essere un luogo di cura e amorevole, magari rompendo il vecchio cliché che vuole la cucina domestica sempre solo al femminile. Grazie. Monica, grazie mille. Grazie per il contributo, per il tuo lavoro, ma il tempo è tiranno, quindi dobbiamo procedere velocemente, quindi chiamerei qui sul palco Liliana Babi Cappelletti da Cesena. Per noi è un onore avere e conoscere una vicina di casa, autrice e ricercatrice delle tradizioni gastronomiche della Romagna, laurea in lettere e filosofia, narratrice dei lavori femminili, il ricamo, autrice e ricercatrice delle tradizioni gastronomiche della Romagna, delegazione dell'Accademia della Cucina di Cesena, fra città e campagna, la cuoca errante per una cucina di casa. Grazie per avermi introdotto in questa piacevolissima maniera. Io vorrei cominciare con un ricordo. Prima di raccontare anch'io della cucina di casa, vorrei raccontare del mio rapporto con l'Artusi. Allora, il mio Artusi è un'edizione del 1940 che apparteneva a mia nonna, ovviamente cuoca bravissima. La figlia più piccola si sposa e lei le dà il libro dell'Artusi come facente parte del corredo. Voglio precisare, io continuo a chiamare l'Artusi semplicemente l'Artusi, perché per noi qui in Romagna non c'è bisogno di definirlo. Tutte le famiglie conoscono, tutte noi conosciamo l'Artusi. È il libro di cucina, è un ricettario, ma è sufficiente dire l'Artusi per sapere di che cosa stiamo parlando. Continuo col mio racconto. Mia mamma ovviamente ricevette il libro da mia nonna, molto malvolentieri quando io, fine anni 60, mi sposai, questo vi dice che età posso avere, me lo cedette di malavoglia in realtà. E la prima ricetta che provai a fare cercando di imparare dall'Artusi furono proprio le uova di neve. Credo che sia la ricetta 691, non credo che fosse un risultato esemplare. Questo per dirvi come l'Artusi aiuti ad imparare, ma in realtà, tenendo presente che qui in Romagna, come in tante altre parti d'Italia, un tempo c'era veramente la conoscenza, il saper fare, molto spesso l'Artusi, più che un libro per imparare, era un libro di conferma. Si andava all'Artusi per confermare ciò che si sapeva. Io stesso ne ho avuto un'esperienza proprio in seno all'Accademia. Grande discussione tra amici. I cappelletti si fanno solo con il formaggio, perché in casa mia si facevano così. Non dimentichiamo che noi romagnoli siamo anarchici anche in cucina, quindi ogni famiglia ha sicuramente l'unica e vera ricetta di un piatto. Io ed altri dicevamo no, i cappelletti si fanno con la carne e il formaggio. Bene, naturalmente la diatriba fu risolta consultando l'Artusi, perché appunto l'Artusi da sempre è un libro anche di conoscenze, di grande lettura. Si legge l'Artusi come un romanzo, ma anche di grandi conferme. Ma ritorniamo all'argomento della cucina di casa.
La cucina di casa in Romagna è sempre stata considerata la cucina di campagna, forse perché la nostra economia si basa prevalentemente sull'agricoltura. Fare il contadino, essere un mezzadro, un operaio agricolo era abbastanza comune nei tempi passati, ma anche chi poteva di più, chi viveva in città, chi aveva un'altra attività, considerava bene avere una proprietà in campagna, i famosi poderi di una volta, perché era dai poderi che arrivava il cibo prevalentemente, più che acquistarlo nei negozi del tempo. Ma dalla campagna non arrivava solamente il cibo, arrivava anche un certo tipo di manovalanza. E in questo caso faccio riferimento a quelle ragazze poco più che adolescenti che, figli di contadini, di mezzadri, eccetera, si affrancavano dal lavoro faticosissimo in campagna per andare a lavorare in città, a casa del padrone o a casa comunque di famiglie che vivevano in città. Ecco che queste ragazze portavano in città il loro sapere, la cucina povera, la cucina di campagna, la cucina con le erbe raccolte tra i filari di vita, la cucina, non voglio dire degli avanzi, ma di un pollo fatto in tre maniere diverse per accontentare famiglie di 10-12 persone. Non solo però portavano, imparavano. Conoscevano una vita diversa, modi di vivere diversi, modi di servire, modi soprattutto di cucinare, ed erano conoscenze nuove. Poi arrivava il momento del matrimonio, di una nuova casa, dei figli, ed ecco che allora ritornavano alla campagna, ma portavano con loro queste conoscenze. Le più brave le passavano le altre donne di casa. Non dimentichiamo che una volta le famiglie erano veramente numerose, c'era la sdora, era una però, e poi c'erano gli altri figli con le loro mogli, quindi si cucinava, si imparava, le più brave insegnavano alle altre. Ed ecco che da questo insegnare alle altre, questo essere brave o soprattutto da questo aver imparato, nascono delle figure particolari di cui molto poco si parla, che io ho definito la cuoca errante, di cui già Laila ha dato un'anticipazione. Lei ha avuto l'opportunità di conoscerne una qui direttamente, erano abbastanza rare, ma c'erano, esistevano e sono sconosciute perché di loro poco si racconta. Cosa succedevano? Erano donne che avevano un'esperienza in cucina, avevano delle capacità e venivano chiamate non per le feste canoniche, le feste importanti, perché non ce n'era bisogno. Già le donne sapevano cosa cucinare, quali erano i cibi della tradizione, quali gli ingredienti. Venivano chiamate per delle feste particolari. Io ho assistito ad alcune di queste feste, ero molto giovane, ma erano cose bellissime. Ecco, queste donne arrivavano, magari con degli strumenti diversi, che poteva essere, non lo so, il tegame particolare, oppure il tegame per fare il dolce, uno stampo per un dolce, e soprattutto a volte con degli ingredienti che in campagna non si trovavano. Poteva essere, non so, il parmigiano, che in campagna non si utilizzava perché si utilizzava il formaggio che si era conservato in casa. Poteva essere la mortadella, che si comprava solamente nel negozio e che in campagna certamente era quasi impossibile trovare. Proponevano delle ricette particolari, strane? No, proponevano delle ricette un po' diverse. Se in campagna le asdore erano capaci, non so, di fare la tagliatella e la facevano benissimo, loro potevano proporre una lasagna nuova, di gusto un pochino più emiliano piuttosto che romagnolo. Se in campagna si faceva il latte ruolo, magari era un latte alla portoghese, un crème caramel, e così anziché un tortello poteva essere un cannolo, magari fritto, come poteva succedere. Però quando arrivavano queste donne era festa, arrivavano 2-3 giorni prima, arrivavano le donne del vicinato, ci si aiutava ed erano padelloni, si ammazzavano gli animali da cortile e si accendeva il forno e si prestavano le tovaglie, si prestavano le stoviglie, erano feste vere e proprie. Ma le donne imparano immediatamente ed ecco che queste ricette che venivano insegnate o venivano portate immediatamente, un po' alla volta, entrano a far parte della cucina di famiglia.
Ed è così che si forma la cucina della tradizione qui in Romagna, che si è tramandata in questi ultimi anni. C'è ancora, certo, l'abbiamo visto durante il periodo del lockdown, perché molti, moltissimi sono tornati alle ricette, non voglio chiamarle della nonna, alle ricette di casa, ai gusti, ai sapori di una volta. I motivi possono essere infiniti, ma questo ha fatto sì che si capisse come ancora questa cucina sia viva e vitale. Il suo futuro, io sono sicurissima che in qualche misura la cucina di casa continuerà. Le nuove generazioni avranno delle tecnologie a disposizione, sicuramente delle tecnologie diverse, ma gli ingredienti stessi forse saranno diversi, il loro uso sarà leggermente diverso, però continuerà, perché non dimentichiamo che la cucina di casa è la cultura e l'identità di un popolo e anche del popolo di Romagna. Grazie per avermi ascoltato. Grazie, grazie Liliana del bellissimo racconto. Naturalmente condividiamo il finale, non sto neanche a sottolinearlo. E adesso direi che parliamo della cucina italiana nel mondo. E cominciamo con Carla Brigliadori, laurea in filosofia, master in storia e cultura dell'alimentazione, grande viaggiatrice, sia per piacere sia per lavoro. Colei che anche per Casa Artusi ha portato la cucina italiana nel mondo. Noi lavoriamo moltissimo anche con gli emiliano-romagnoli nel mondo e per scoprire delle storie straordinarie, capire come proprio il cibo e l'identità gastronomica sia qualcosa a cui i nostri migranti si sono aggrappati per mantenere qualcosa di italiano, di identitario fuori d'Italia. Quindi Carla, a te. La cucina domestica italiana fuori d'Italia. Grazie a tutti, buonasera. Sì, ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona molto e di unire due cose che mi appassionano, la cucina e i viaggi. Questo fa tantissima differenza, credo, per chiunque abbia la possibilità di unire questi due aspetti. La cucina italiana di Casa Artusi nel mondo parte dalla scuola di cucina. È stata una palestra di formazione non indifferente perché abbiamo ospitato in questi 13 anni tantissime persone provenienti da tutte le parti del mondo. Trovare un modo di comunicare la nostra cultura lavorando insieme, con le mani, facendo pasta, cucinando, condividendola è stata la maniera più facile, più naturale per trasmettere la cultura italiana nel mondo. Soprattutto fare in modo che avessero un'esperienza nel momento da ricordare e da riproporre a casa loro. Quando abbiamo visto che era possibile, perché chi tornava, chi ci scriveva, era la chiave importante di lettura, di entrata nella cultura di un altro popolo, abbiamo proseguito e approfondito. Soprattutto c'è stata una disponibilità infinita delle persone che ci accolgono dall'altra parte. Questa voglia di sapere e di conoscere la cucina italiana, che era senza limiti perché ci amano nel mondo, a priori. Vi racconto alcuni episodi perché è la cosa più bella, secondo me, che ci possa raccontare. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare all'estero Margherita Forres, la cucina filippina. Per come è stato possibile incrociare la cultura della cucina italiana di casa, domestica, con la cucina filippina. Ci ha cercato lei, ci ha trovato lei, ma la cosa fondamentale, il passaggio fondamentale e culturale, dal momento che è condivisione profonda la cucina di casa, ma anche la cucina e il cibo italiano, è stato nel momento in cui ci ha ospitato a casa sua. Ci ha ospitato a casa sua e ci ha fatto assaggiare quello che per lei era, fra i tanti cibi, quello più importante, più identitario. Io che amo le uova assolutamente cotte, ci siamo trovati a dover in quel momento degustare un balut. Un balut è un uovo fecondato col pulcino dentro, cucinato, cotto. E lì mi sono passati davanti in 0 secondi 2 esami di antropologia culturale che ho dato all'università. Se non avessi accettato quell'omaggio della sua cultura, forse alcune cose sarebbero andate anche diversamente. Da di lì in poi si è instaurato un rapporto di affinità elettiva, perché fra donne e donne si instaura sempre un bellissimo rapporto di costruzione
Quindi siamo riusciti ad andare oltre, ma era per lei tanto importante che nel 2016 ha proposto non la stessa ricetta, non in quella forma lì, ma la sostanza è quella, al convegno nazionale di identità golose, quando è stata premiata come miglior chef donna dell'Asia nel 2016. Non ha rinunciato, gli ho chiesto per favore cambiala, perché per noi non è così facile. Non ha rinunciato, ha continuato, cioè l'ha proposto e la platea ha gradito, ha assaggiato. Quindi e questo è stato un passaggio di condivisione profonda. Un'altra importante esperienza che abbiamo avuto, ricordate che Margherita tutte le volte che andiamo nelle Filippine cuciniamo insieme, non mi lascia cucinare da sola. Per lei il cucinare è cucinare insieme, cucinare con. È un caso che cucini da sola, non l'ho mai vista in tanti anni di conoscenza. E un'altra, questa è una cucina istintiva, di passione, di cuore, immediata. Un'altra esperienza, con un altro approccio, ma altrettanto importante, è stata la cucina giapponese. Nel 2019 con Laila ci siamo trovati a Tokyo e tutta l'area di cultura abbiamo fatto due sessioni di cucina di pasta, in questo caso dimostrazioni con 60 persone in due turni presenti. Le domande che mi hanno rivolto sono state talmente specializzate e hanno dimostrato dall'altra parte una conoscenza talmente stratificata della nostra cultura che per la prima volta mi sono resa conto, dovendo rispondere, mettere insieme tutto il mio percorso gastronomico per poter dare una risposta all'altezza della domanda. Questo significa che il popolo giapponese conosce bene l'Italia, ma ha un approccio più di testa, più ragionato, più metodico nel conoscere una nuova cultura. Poi arriva l'aspetto più istintivo, ma il primo momento è io ti studio, che è profondamente diverso. E un'altra esperienza estremamente interessante per noi è stata, vi chiedo scusa, pensavo di averlo silenziato, ma non è così. Vancouver, ci troviamo con la regione Emilia-Romagna, dobbiamo proporre per una cena di gala dell'aglio nero. Aglio nero fermentato che ultimamente si produce il cibo si evolve in Romagna. Entro in cucina, siamo in una situazione molto particolare perché sono cucine strutturate di grandi alberghi, quindi una 30 persone di chef, con executive chef e tutto quello che comporta. Cosa bellissima che io porto il mio aglio nero fermentato e loro mi dicono aspetta un attimo e vanno a prendere il loro. E mi dicono perché non usiamo questo? In 0 secondi ho dovuto cercare una chiave d'entrata che non fosse noi siamo ospiti per questa cena, decidiamo di usare questo. Quindi ho guardato lo chef e gli ho chiesto da dove arrivava, perché non era un americano istintivamente, no? E lui mi dice dalle Filippine. Lì non ho giocato la carta di Margherita Forrest, ho giocato raccontandogli che avevo assaggiato la sua cucina, conoscevo i piatti filippini, che avevo visitato la sua terra e che conoscevo il suo cibo di casa, perché poi con Margherita Forrest assaggiamo e facciamo un cibo di casa. Per quella sera lui ha messo da parte il suo aglio fermentato, che comunque Vancouver, se guardate sulla cartina, ha una zona molto ampia che si chiama Chinatown. Quindi hanno anche loro culturalmente, la cultura cinese del fermentato è indubbia, è insomma, conosciuta in tutto il mondo. Però siamo riusciti a entrare abbassando sempre il livello di accoglienza, perché io ero nella sua cucina e lui doveva farmi entrare e mi stava dicendo guarda che io ce l'ho già e sono già identitariamente a posto, non ho bisogno che tu mi porti un prodotto che anzi è concorrenziale anche al mio. Quindi quando ci troviamo di fronte a una cucina di casa o anche una cucina comunque di chef, poi ce la racconterà la signora Bauerman dopo, l'umiltà e abbassare tutto quello che di conoscenza hai per poter andare a incontrare l'altro, che sia a tavola, nel fare insieme e dare valore alla sua cultura e alla nostra, perché altrimenti non c'è scambio e non c'è crescita.
Bene, io devo lasciare spazio giustamente a Cristina Bauer, anche avrà molte cose più interessanti da raccontarvi, però il viaggio e il cibo sono un'esperienza unica e imprescindibile, secondo me. Pellegrino Artusi ce lo insegna. Buona serata. Grazie, grazie Carla. Come vedete, nel particolare si può leggere sempre il generale, ma andiamo avanti e direi chiudiamo questo incontro in bellezza. In bellezza perché è collegata con noi per l'appunto è Cristina Bauermann. Io non vi posso raccontare tutta, ciao Cristina, non posso raccontare tutta la tua biografia perché in realtà dovete prendervi un giorno di ferie. Posso dire che è un personaggio veramente straordinario. Vi posso raccontare soltanto che parte dalla Puglia per andare a San Francisco con una laurea in giurisprudenza per perfezionare gli studi. Ma per fortuna le passioni non cadono in prescrizione e devo dire che la passione della cucina è qualcosa che alberga nell'animo, nell'anima di Cristina e quindi si è sempre occupata poi, tornando in Italia, di sicurezza alimentare, formazione, ricerca, aspetti sociali, diete per i minori, naturalmente con una stella Michelin. E devo dire con un approccio che tiene conto di quello, sembra questo incontro si chiude a cerchio, di quello che ci richiamava, a cui ci richiamava Garibaldi, cioè della sostenibilità. Cioè è un ragionamento che oltretutto in questi tempi difficili ci costringe anche proprio a ripensare alla provvisorietà del nostro essere ospiti sulla Terra. Un argomento al cuore per l'appunto di Cristina Bauermann che ha formato e ha costituito anche l'Associazione Ambasciatori del Gusto assieme a Paolo Marchi e ci parla proprio come è possibile in questi tempi del Covid, continuare a essere con passione ambasciatori del gusto. Cristina, sono veramente felice che tu sei in casa Artusi, anche se in remoto, a te la parola. Bene, innanzitutto grazie mille per avermi invitato e ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi precedenti. Mi ha particolarmente colpito e piaciuto l'ultimo intervento appunto di Carla che parla di viaggi e di cibo, cosa che mi sta molto a cuore perché per chi mi conosce, per chi riconosce la mia cucina, davvero sono due elementi assolutamente imprescindibili. In questo periodo è stato particolarmente difficile, è vero, però è anche vero che ci ha dato un attimo di tregua che ci ha portato ad una riflessione e chiaramente alcuni temi che sono a noi cari, specialmente coloro che non soltanto lavorano ma che hanno fatto del cibo la propria passione, il proprio stile di vita, chiaramente l'annosa domanda del contrasto tra tradizione e innovazione è diventata sempre più imperante. Per cui a questa domanda non c'è mai una risposta precisa, però io penso che anche gli interventi di stasera da Roberta Bongiorno, che tra l'altro è stata proprio ospite al nostro convegno un paio di anni fa a Napoli sul turismo esperienziale e gli interventi nel mezzo fino a quello di Carla, in realtà dimostrano esattamente questo, come la cucina è in continua evoluzione. Spesso volentieri la tradizione viene messa in contrapposizione a quella che viene definita l'innovazione, per cui si guarda sempre la cucina moderna italiana come in realtà qualcosa da cui stare lontano, anzi qualcosa da cui combattere, perché il timore è quello che poi la tradizione ne venga a pagare le conseguenze. Io non l'ho mai vista così, non penso che la vedrò mai così, a parte che ritengo che l'evoluzione, sappiamo benissimo, no? La tradizione a un certo punto è stata innovazione, quindi questo dimostra come meno male non ci sia, tutto sia sempre in movimento, ma soprattutto in particolar modo nella cucina italiana, ma anche in altre tante altre cucine del mondo. Prima appunto Carla parla di Margherita Forest, di cui sono molto amica tra l'altro anche io, e condivido con lei lo stesso pensiero. Margherita non cucina mai da sola, cucina sempre con qualcuno. Questa fusione di esperienze, questa contaminazione, questo anche sguardo sul mondo che questo periodo di pandemia ci ha dato la possibilità veramente di approfondire, probabilmente perché eravamo a casa, quindi è vero che ci siamo affacciati al mondo in maniera diversa, digitale, quindi non di persona, ma è anche vero che ci ha dato la possibilità veramente di vedere come tutte le matrici di tutte le cucine,
tutte le tradizioni ad un certo punto si intersecano e quindi questo è veramente la caratteristica ed è sempre stata la caratteristica della mia cucina. Io ho chiamato la mia cucina contaminata, che in realtà è un termine che posso usare solo in italiano, perché nel momento in cui vado a fare la traduzione in inglese o in francese ha una connotazione negativa non proprio piacevole, però io ho sempre definito la mia cucina contaminata. Ma perché contaminata? Perché in realtà attraverso le culture del cibo, attraverso le tradizioni di qualsiasi paese, c'è sempre un momento e un punto d'incontro, e a me interessa proprio quello. Ci sono chiaramente alcune cucine che sono più vicine alla nostra tradizione rispetto ad altre, però se per esempio veramente prendiamo un qualsiasi piatto della tradizione italiana, avrà sicuramente un punto d'incontro con un piatto della tradizione di un'altra nazione. E a me piace proprio individuare quel punto d'incontro e farne un piatto, oppure introdurre una tecnica di cottura, un ingrediente nell'ambito di un piatto tradizionale, non stravolgendolo, perché una delle caratteristiche che secondo me deve essere mantenuta è la cucina italiana. Che vuol dire questo? Significa che esattamente come una scienza, qualsiasi altra scienza, esiste un profilo, si possono individuare dei criteri che creano un profilo della cucina italiana. E quindi, l'esempio banale che uso sempre quando ci troviamo all'estero e vediamo qualcuno che cammina verso di noi e lo guardiamo o la guardiamo, sappiamo che quella persona veste italiano, non sappiamo chi è lo stilista, ma sappiamo che quella persona veste italiano perché ha delle caratteristiche precise per cui riusciamo a individuare che quella persona porti praticamente un vestito italiano. E la stessa cosa vale per la cucina. Anche se noi introduciamo tecniche di cottura che spesso e volentieri sono a miglioramento, oppure perché mettono in evidenza per esempio un particolare aspetto che c'è caro, come in questo periodo abbiamo appena finito il pre-summit talks delle Nazioni Unite proprio relativamente ai 16 punti che si spera verranno in essere per il 2030, l'ecosostenibilità, la tendenza al vegetarianismo. Questi sono elementi che possono essere introdotti benissimo nella cucina italiana. Quindi, invece di parlare di cucina di casa della italiana, io parlerei della tavola italiana, perché la tavola italiana comprende, senza soluzione di continuità, la cucina cosiddetta della tradizione, che è sicuramente l'ispirazione principale e fondamentale di quella che viene considerata anche la cucina cosiddetta moderna. Quando una persona viene al mio ristorante, io non voglio mai che si dimentichi che è in Italia. No, assolutamente, l'ultimo piatto della mia degustazione è un piatto che riporta le persone in Italia, la tradizione. Uno dei forse piatti più longevi in carta, credo da 16 anni, sono proprio i ravioli ripieni di amatriciana, perché io voglio che le persone sappiano che quando escono dal ristorante si trovano nel centro di Trastevere. Ora sono fatti in maniera diversa, ma il profilo di sapore è assolutamente tradizionale. La tradizione è assolutamente imprescindibile per chiunque voglia non soltanto cucinare, perché è importante sottolineare che la cucina, e credo che l'abbiano fatto tutti fino ad ora, che la cucina non è semplicemente il cucinare, la cucina è l'espressione, forse l'espressione più importante, di qualsiasi cultura di un popolo ed è anche il mezzo più semplice di comunicazione attraverso cui penetrare qualsiasi casa. Ecco perché attraverso l'Associazione degli Ambasciatori del Gusto, attraverso la continua partecipazione che noi abbiamo avuto nelle settimane della cucina italiana all'estero, siamo utilizzati, siamo ben felici, tra virgolette, di essere sfruttati come il mezzo di penetrazione più veloce e forse più profondo della cultura italiana. Quindi la cucina italiana è rappresentativa non solo del buon gusto, non solo della bella mangiata, non soltanto delle tradizioni italiane, ma della cultura italiana a tutto tondo. Le storie che sono state raccontate durante gli interventi precedenti non sono semplicemente storie di donne o in altre situazioni di uomini, ma comunque oggi parliamo di donne che preparano piatti da tradizione oppure che si preparavano appunto alle feste 3 giorni prima, cucinando,
portando tovaglie o scambiandosi tovaglie, è veramente l'espressione importante di una tradizione che probabilmente esiste soltanto in certi magari paesi ancora, ma comunque l'espressione della cultura italiana che poi probabilmente si è trasformata, ma il profilo della cultura italiana è rimasto lo stesso. Se noi per esempio ci rifacciamo ad alcuni delle feste, se vogliamo, che esistono ancora, tipo la festa dei Noaltri che è qui a Roma, è in realtà un retaggio culturale che però porta avanti un concetto che è familiare a tutti ed è quello appunto della cucina italiana. Quindi la mia visione di cucina guarda attraverso le ricette, io non mi concentro sul piatto in sé, il piatto è solo il mezzo e non il fine ultimo per arrivare a dire quello che voglio fare, quello che voglio dire, come riuscire a comunicare alle persone principi o concetti importanti, specialmente in questo periodo. Durante il periodo della pandemia tutti abbiamo notato, visto e ora ne siamo assolutamente certi che il divario per esempio tra persone abbienti e persone meno abbienti è diventato sempre più ampio. Tutti ci siamo resi conto attraverso il grande parlare, ma anche purtroppo delle grandi catastrofi che ci sono state ultimamente, che il cambiamento climatico va fermato. Tutti sappiamo che il concetto da Greta in poi, che lo spreco deve essere fermato, e chiaramente se l'italiano o tutta l'Italia fermasse lo spreco non sarebbe abbastanza, per cui attraverso la cucina e proprio attraverso i cuochi è importante che questo concetto venga veramente portato in tutto, dappertutto, in qualsiasi casa, e soprattutto riuscire a convincere con il nostro, come viene definito da il nostro segretario generale, il nostro soft power, ovvero riuscire ad arrivare veramente a persone che hanno o organizzazioni che abbiano potere abbastanza da riuscire a cambiare determinate regole e che conseguentemente trasformeranno anche le consuetudini e le tradizioni per raggiungere determinati obiettivi, che in questo caso sono appunto la fame del mondo, un retaggio se vogliamo dal 2015 di Expo, l'ecosostenibilità, e quindi abbiamo forme eclatanti di cambiamento che hanno fatto veramente scalpore, se pensiamo per esempio all'Eleven Madison, che è da ristorante che è famoso per servire il pollo arrosto, è diventato un ristorante vegano, quindi tutto il menù completamente vegano. Questo è una dichiarazione di intenti che non può lasciarci indifferenti. Ecco, questo per me la cucina italiana deve fare, deve continuare nel rispetto della tradizione, attingendo dalla tradizione, ma riuscendo a creare un profilo che poi venga accettato e venga riconosciuto come italiano anche quando non siamo in Italia. Ci sono esempi estremamente importanti di chef che hanno compiuto passi importanti per portare la cucina a livello internazionale, per renderla famosa, ma non per un fatto di egemonia. Noi non vogliamo che la cucina italiana diventi la migliore del mondo, ma lo scambio culturale, come veniva definito proprio nell'ultimo intervento, è assolutamente importante per l'evoluzione culturale e personale di ogni individuo. Quindi io spero che questo diciamo sentiero continui ad essere percorso e che non si veda mai l'innovazione come il nemico della tradizione, ma che invece abbiano un punto d'incontro e che soprattutto facciano forza insieme, una coalizione per riuscire a creare e a definire quella che è la tavola italiana. Grazie. Grazie Cristina per questo straordinario intervento. Direi che il nostro convegno oggi si chiude così, senza conclusioni, non soltanto per ragioni di tempo, ma perché non ci sono delle conclusioni da fare. Forse c'è un impegno, come ci suggeriva Cristina, un impegno da prendere tutti insieme, che è quello di continuare a interrogarci sulla cultura del cibo, lavorare insieme, non ci sono contraddizioni, c'è un progetto straordinario che tutti insieme possiamo portare avanti. E l'impegno è quello di continuare a mescolare farina, amore e fantasia, un impasto che ancora oggi consente di non dimenticare, di riprodurre, di consolare, di interpretare, di tramandare facendo storia insieme con delle radici solide e guardando con un pochino di ottimismo al futuro.
Io concludo qua ricordando che proprio in questo momento c'è in corso un gemellaggio con i francesi e per cui cito Brian Savarin che diceva il piacere della tavola è anche misura di civiltà. Grazie, grazie a tutti e arrivederci. Mi unisco in realtà ai ringraziamenti che ha fatto la Presidente Laila Tentoni, grazie a tutte le persone che hanno seguito qui in presenza questo momento di confronto tra sette donne del cibo, ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito in diretta e hanno commentato man mano e partecipato quindi in qualche modo comunque con noi a questa iniziativa. È andata molto bene la prima, andrà così bene anche il secondo appuntamento che appunto parte domani con la rassegna Aperitivi a Corte, Buone letture, Buon cibo, Dialoghi con gli autori. Iniziamo con Massimo Tosi, I luoghi di Dante nelle tavole di Massimo Tosi, dialogherà con l'autore l'assessore alla cultura del comune di Forlimpopoli, Paolo Rambelli. Grazie ancora a tutti e ci diamo appuntamento a domani sera. Grazie.